Pollicioni verdi, buonasera, benvenuti in questo nuovo appuntamento video. Spero che mettiamo il microfono fuori dalla telecamera. Oggi sono un po' scentrato qui, le riprese, vabbè, solitamente ho spostato un po' le telecamere. Come state? State tutto bene? Fatemi sapere prima possibile come si sente, se l'audio è ok, se è tutto quanto perfetto, altrimenti ricalibriamo le cose. Importante questo piccolo feedback all'inizio delle nostre dirette perché ho bisogno di voi. Allora, l'argomento di questa sera in realtà non è un argomento, perché è la classica puntata, ok, Massimo di Edoardo, si sente benissimo, ok, Rocco Corvaglia, Salvatore, ti ascolto perfettamente, tutto perfetto, ottimo, 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 pollicioni. Allora, dicevo, questa sera non c'è un argomento, ma perché non c'è un argomento? O meglio, l'argomento sono i problemi del prato a settembre, ma lo non affrontiamo facendo il pippone di Fabio che spiega dall'A alla Z la teoria delle cose. No, 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 questa sera affrontiamo, come al solito, una volta al mese, le vostre domande, i problemi reali che ha il prato, che cosa andare a fare, quali sono i suggerimenti. Ovviamente prenderemo le vostre domande e cercheremo di renderle anche di interesse globale, cioè se uno mi chiede è meglio questo prodotto piuttosto che quest'altro prodotto, non entreremo nel dettaglio di quella marca piuttosto che l'altra marca, ma daremo, questo sì, delle linee generali per evitare, diciamo, il più possibile che si manifestino i problemi a settembre. Settembre, lo dico perché ormai vi starà entrando da un'orecchia e uscendo dall'altra, settembre rappresenta in assoluto il mese migliore dell'anno per fare il recupero del prato, per fare le semine, le resemine, la rimozione del feltro. È un periodo migliore in assoluto, migliore della primavera, migliore di marzo, migliore di aprile, perché si vengono a creare una serie di concomitanze che sono legate all'abbassamento graduale delle temperature e al minore rischio di malattie fungine, alla minore presenza di infestati. Questo triplice, questi tre fattori rendono questo periodo unico, perché se ci pensi, in primavera questo non capita, le temperature vanno crescendo, gli stress termici sono di lì pronti a venire, intanto qua girano moscerini, le malattie fungine aumentano col passare delle settimane, invece qua diminuiscono, e il rischio di infestanti addirittura a maggio esplode, invece diciamo a ottobre, novembre è veramente inferiore. Per cui dico sempre, pollicioni, mettiamoci adesso a fare tutti i lavori. Se il tuo prato necessita di semina, resemina, rimozione del feltro, recupero di ingiallimenti, di piccoli diradamenti, di mancanza di compattazione, carotature, sabbiature, questo è il momento in cui bisogna fare. E la buona notizia è che, un po' complice la stagione di quest'anno, un po' perché di fatto è così, non è che abbiamo tempo solamente a settembre di fare questo tipo di operazione, ma nelle ultime stagioni, proprio per questa presenza di caldo persistente, riusciamo addirittura a fare semine e resemine tranquillamente anche a metà di ottobre. Il tempo c'è, ma la pianificazione, trovare i giusti prodotti, fare le lavorazioni, sfruttare le finestre temporali, spesso mancato. Cavolaccio, non sono come Obama che ha preso in diretta in quella famosa intervista alla Mosca al volo. Sono una schiappa da questo punto di vista. Quindi bisogna prendersi per tempo, e perché le cose da programmare, le cose da fare sono tantissime, e molto spesso le finestre temporali, ripeto, potrebbe arrivare il brutto tempo, potrebbero arrivare queste condizioni che poi ci fanno, prima o poi la beccherò, niente da fare, mi è scappata per due volte, non c'è due senza tre, mi scuso dei picchi acustici, ma porco canaccio. Allora, partiamo subito, e partiamo come? Partiamo con le vostre domande. Abbiamo detto, parleremo dei problemi, cercheremo di tessere tra le vostre domande, mettere delle regole un po' comune. Ciao Fabio di Letube,
In vista di resemina del fine settimana ho commesso due errori. Ieri ho nutrito con Green Apple al posto di Helpest e questa mattina mi è partita l'irrigazione per sbaglio. Aiuto. Entrambi non sono due problemi. Non so se rimandare di una settimana, nutrire con Helpest stasera oppure nulla e seminare come da programma. Vai tranquillo. Cioè, il cambio di prodotto che hai utilizzato, allora, il metodo Best Prato dice, prima di fare una risemina, preoccupati anche un po' del prato esistente, ok? E quindi solitamente diciamo 10 giorni prima fai una nutrizione blanda e quindi consigliamo dei prodotti come l'Help, che è un prodotto blando, Green Up è un prodotto più di spinta. Che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che tu dai una spinta vegetativa un po' superiore rispetto a quello di cui invece avresti bisogno. Non è un grosso problema, diciamo, puoi tranquillamente spostare, rimandare di qualche giorno, di una settimana anche, però confrontati sempre con la situazione meteo. Che cosa può generare questo tuo, tra virgolette, errore? Veramente un peccato veniale, un errore piccolissimo questo. Cosa può succedere? Che il prato esistente cresce un attimino stavo facendo un pippone, non avevo capito bene la domanda. Cioè, tu hai nutrito con Green Up e subito dopo hai acceso l'impianto di irrigazione. Però in realtà non l'hai acceso subito dopo, ma l'hai acceso 6 ore, è rimasto su per 6 ore circa. Scusa, adesso ho capito. Allora, in questo caso, hai utilizzato il Green Up, di nuovo hai utilizzato una concimazione più potente che ha agito però solo per 6 ore. Dal mio punto di vista non devi rimandare in questo caso. Scusa, non avevo capito perfettamente la domanda, però credo di averti risposto in maniera molto precisa, perché comunque ha fatto il suo effetto minore, non ti devi preoccupare perché il Green Up è fortemente azotato, per cui dal mio punto di vista, e poi l'eccedenza è finita nel terreno. Per la resemina utilizzerai lo starter, diciamo che io non rimanderei, soprattutto se le condizioni meteo sono buone. Se le condizioni meteo invece sono avverse, rimanda e magari puoi fare a metà dosaggio un trattamento con l'Help. Buonasera Fabio, devo riseminare una parte di prato dove sono presenti alberi di platano che incominciano a perdere le foglie. Come gestisco la cosa? Risemino a primavera? Assolutamente no. Allora, come si gestisce questo problema? Ci sono tante tecniche, tanti piccoli suggerimenti che ti posso dare, Fabio. Allora, il primo è questo. Fino a che i semi spuntano i piccoli fili d'erba, va assolutamente mantenuto estremamente pulito, perché il peso della foglia potrebbe inibire. Allora, che cosa si può fare? Si possono fare fondamentalmente due cose. O, ovviamente se il prato è piccolo, immagino che non è il tuo caso perché il platano è molto grande, si possono stendere dei teli un po' sollevati, tipo quelli che vengono utilizzati o tessuti non tessuti, ma addirittura anche quelli tipo rete antinsetti per gli alberi da frutto. Non so se li hai presenti. Ci sono nello store di Best Prato. Vediamo se riesco in diretta a farteli vedere. Comunque, insomma, ci siamo capiti, li trovi, sono reti antiuccelli o reti antinsetti. Cioè, la rete antiuccelli e la rete insetti. La rete antiuccelli ha le maglie un po' più larghe, che però per le foglie di platano potrebbe essere sufficiente. Questo è il primo, è una prima. Se non puoi mettere in atto questo, la soffiatura. Ovviamente devi utilizzare il terriccio, ok? Sotto come letto di semina, andare a rullare le sementi una volta distribuite in maniera molto forte proprio per conficcarle nel terreno. Non serve coprirle, se proprio vuoi farlo puoi anche farlo in questo caso, perché sai che andrai a soffiare con il soffiatore, ok? Quindi il soffiatore ti permette di tenere pulito. Io consiglio il soffiatore, consiglio non il rastrello, proprio perché il rastrello va a creare dei problemi. Stai molto attento però anche col soffiatore di non mettere la velocità turbo o non mettere la velocità massima e appuntare direttamente, ma devi cercare di spostarle, no? Di spostarle il più possibile, poi magari le raggruppi ed ecco lì, solo in quel punto lì, entri e fai il lavoro di calpestamento.
Pollice verde, ciao Giampi. Ciao Fabio, devo pacciamare tre alberelli, metterei la corteccia di pino. Ottima scelta, mi piace tantissimo Giampi. Ma mi consigli di mettere il tessuto o non tessuto prima o non farebbe respirare le radici dell'albero? No, non ti devi preoccupare del tessuto o non tessuto, perché non crea nessun problema alle radici dell'albero, che sono comunque quelle della suzione, sono più superficiali, quelle più profonde sono di ancoraggio. Quindi non c'è questo problema, perché i tessuti non tessuti sono fatti per essere traspiranti, per far comunque passare l'ossigeno e far comunque passare l'acqua. Quindi non è un grosso problema da questo punto di vista. Quindi se diciamo vuoi diminuire la manutenzione, perché che cosa succede col tessuto non tessuto? Che non cresce, non crescono le erbacce. Se tu invece fai la pacciamatura con la corteccia di pino, anche la corteccia di pino ti fa da diserbo, ok? Non ti cresce la roba, però non puoi mettere pochi centimetri. Quindi se metti corteccia di pino, solo quella, devi fare uno strato di almeno 7-8 cm, quindi molto consistente, e lì non cresce assolutamente niente o pochissimi fili, ok? Quindi il vantaggio di questa soluzione è che è meno laboriosa, ti permette probabilmente anche di fare delle concimazioni più facili con i concimi granulari, perché puoi magari spostare un po' e mettere il concime granulare, mettere il concime granulare sul tessuto fa un po' più di difficoltà, ok? Simone Francalanci, ciao Fabio, ho fallito, ho bruciato, aia, oh, cosa è successo Simone? Ho bruciato i miei due prati piccoli con evidentemente dosaggio sbagliato di Sprinten, poi le temperature non mi hanno aiutato. Posso sfasciare, cosa vuol dire? Le zone, sfasciare, ripulire le zone, riseminare, sfalciare, scusa Simone, ok. Allora, quello che è successo a Simone, lo spieghiamo Simone a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta. Simone ha utilizzato un concime per granulare, per della ripresa vegetativa. È un concime, uno dei migliori concimi che esistono oggi nel mercato, un concime che io utilizzo sempre a settembre. Ma che cosa è successo probabilmente a Simone? Un po' avrà ecceduto col dosaggio, ma un po' questo concime ha un formulato che serve a dare una forte spinta, ma bisogna attendere che le temperature siano scese sotto i 25-27 gradi. Quindi se si fa una concimazione, se si fa una distribuzione di questo concime a 30 grammi al metro quadro e diciamo così ci sono temperature di 30 gradi, siamo al limite, però ancora regge. Se invece si va in dosaggio di 35, di 40 grammi, oppure ci sono alcuni punti in cui lasciamo un po' qualche granulo in più e arriva una bella botta di calore, in quel punto lì arriva a 32-33 gradi, lì l'azoto ammoniacale che è presente può bruciare il prato. Questo è il motivo per il quale anche bisogna sempre prestare una grande attenzione per quanto riguarda i dosaggi. In questo caso Simone, se tu te ne fossi accorto immediatamente, avresti potuto fare delle profonde irrigazioni di lavamento, e questo funziona, cioè ti accorgi di aver sbagliato il dosaggio. Questo lo dico magari non per te Simone, ma per un'altra persona che potrebbe fare lo stesso errore, no? È previsto magari qualche temperatura, innalzamento di temperatura, hai dato comunque lo sprintenne, hai paura, bene, accendi l'impianto di irrigazione, lo fai andare a manetta due volte al giorno, e poi anche il giorno successivo, magari alla mattina presto alle 8, lo fai andare per tanto tempo in maniera tale da dilavare. Poi aspetti, lasci che arrivi il calore, lasci che l'azoto ammoniacale, no, per effetto del calore, arrivi nel terreno intorno alle 2, alle 3 del pomeriggio, un'altra profonda, estrema irrigazione. Dopodiché al mattino successivo ne fai una terza. Ecco, generalmente con questa strategia si riesce a contrastare quelli che sono i problemi di bruciatura del prato. Vediamo questa bella domanda di Matteo Macchi, che ci chiede: volevo sapere se una volta arieggiato, rimosso il feto dal prato, posso temporeggiare alcuni giorni prima della risemina, dato che per problemi di tempo causa lavoro in una giornata non posso fare tutto. Cavolo, ti capisco benissimo Matteo, una domanda assolutamente importante, perché la risposta è semplicemente sì.
tu puoi fare tranquillamente, puoi fare il momento dell'arieggiatura anche una settimana prima della risemina. Attenzione, quello che probabilmente devi valutare il giorno della risemina è se fare un ulteriore taglio. Allora, l'arieggiatura come si fa? L'arieggiatura si fa un taglio basso, molto basso, e si fa la rimozione del feltro a mano con le macchine e bla bla bla. E dopodiché solitamente si fa ammendatura, stesura di terriccio e risemina. Se tu nel frattempo lasci 3, 4, 5 giorni, una settimana, cosa succede nel frattempo? Che il prato cresce un po'. Ed è importante che il prato rimanga piccolo, ok, prima di che venga effettuata la risemina. Ovviamente non più di una settimana, dico, perché qual è il problema? Il problema è che il prato che tu hai tagliato basso e arieggiato è stato profondamente stressato. Ora, se tu l'hai nutrito in maniera fogliare, come ha fatto di letube, ok? Allora non potrebbe non essere un problema, magari puoi arrivare tranquillamente alla settimana. Se invece il terreno è scarico di nutrimenti, tu hai fatto un taglio basso, molto basso, fai la arieggiatura, quantomeno il concime starter e l'ammendatura, il prato vecchio che è stato stressato ne avrebbe bisogno. Quindi non aumentare troppo la finestra, se hai bisogno di una settimana falla pure, magari fai subito l'ammendatura, quindi metti un po' di sostanza organica, cerca di anticipare un po', se il prato è un po' cresciuto rifai il taglio basso e magari aumenta un po' il dosaggio del concime starter. Sempre Matteo mi chiede se Royal Park, che è una semente, un loietto e una festuca rondinacea al 70%, al 30% è il loietto, se è ideale per la risemina. Non c'è nulla di ideale, sai Matteo, nel senso che noi abbiamo nel nostro sito un servizio di consulenza per la scelta delle sementi giuste per la risemina. Royal Park è una semente della Botosh che si presta bene alla risemina, ma non è l'unica e non è detto che quella sia quella più corretta. Non ti voglio mettere... generalmente la Royal Park è una semente che viene bene utilizzata per le risemine. Perché vi faccio vedere il sito, il blog di Best Prato? Perché qua in alto, qua siamo sul blog, no? Voi conoscete tutti lo store di Best Prato, ok? E qua c'è il tastino blog, ok? Qui lo vedete, schiaccio lì e andiamo sul blog. Nel blog qua in alto c'è Dr. Grain, la vedete? Questo è il nostro servizio di consulenza completamente gratuito per la scelta delle sementi, per la semina, per la rigenerazione e anche il concime, se tu hai dubbi su quello. Matteo, se noi andiamo a vedere, no, le domande che fa il nostro servizio tecnico per quanto riguarda la scelta delle sementi per riseminare, vedrai che chiediamo un'indicazione sulla colorazione, sulla larghezza dei fili del prato esistente, sull'ampiezza dei diradamenti, sulla resistenza al calpestio desiderata, sulla manutenzione desiderata, su quanto sole riceve il prato, se c'è o non c'è un sistema di irrigazione, sul tipo di terreno, sul target di prodotto desiderato e poi chiediamo, se conosci il miscuglio esistente, le tue note, il comune e la provincia di residenza. Tutte queste informazioni, no, questo è un servizio completamente gratuito, senza impegno, quindi non dovete comprare i prodotti, non dovete, in 24 ore ricevete la risposta solitamente. Ti ho fatto vedere questo, Matteo, perché se il tuo prato è in ombra, Royal Park, che è loietto e festuca, potrebbe non essere adeguato. Se il tuo prato è a 500-600 metri di altitudine, potrebbe non essere adeguato. Se ti piace la colorazione molto chiara, non è adeguato. Se ti piace la foglia molto fina, non è adeguato, perché c'è la festuca. Quindi, se ti piace una bella semente medio-larga, di una colorazione piuttosto scura, il tuo prato è prevalentemente al sole, comunque le zone d'ombra sono poche, ecco che Royal, e non vivi in alta collina o bassa montagna o montagna, ecco che questa semente che tu hai indicato potrebbe essere una delle soluzioni. Attenzione, se i tuoi diradamenti sono molto ampi, c'è una semente migliore di Royal Park. Adesso
lo puoi utilizzare, però insomma mi hai fatto la domanda e a me piace rispondere completamente. Nicola Balsecchi. Oh, che bel logo nella tua fotografia, Nicola. L'hai fatto tu? Molto bello, mi colpisce molto quella N stilizzata con due cose. Ciao Fabio. Una zona di prato con grigliato carrabile che ormai è piena di infestanti. Come posso fare per recuperarla visto che non riesco ad arieggiare e a fare altri trattamenti di risemina? È un problema, Nicola. Allora, nei grigliati è un po' un casino. Se c'è gli infestanti, quello che devi fare è diserbare, ok? Quindi devi diserbare, magari anche con l'acido pelargonico, cerchi di togliere per quanto possibile, no? Come? Se fai un diserbo, poi passi uno spazzolo, fai un taglio molto basso e passi uno spazzolone. Generalmente utilizzando gli spazzoloni, quelli invernali a setole rigide, per farti capire, e la terra non è molto compatta perché cioè il grigliato carrabile ha protetto il terreno sotto dallo schiacciamento. Se è molto schiacciato è sempre un casino, quindi bisogna in qualche maniera rastrellare, non puoi arieggiare, non puoi. L'unica cosa che potresti utilizzare, te la faccio vedere giusto così, sono delle scope invernali con le setole molto molto rigide, scopa invernale, però ti ripeto, sono non la trovo neanche, vediamo se la troviamo così, ecco, tipo queste, per capire, no? Ecco, vediamo, tipo questa, una cosa tipo questa qui, per andare, sono molto rigide, se non prendere inganno, sono abbastanza rigide, e quindi, perché sono utilizzate, no, vedi, per questo scopo, per la neve, quindi si flettono poco, è una sorta di cosa. Dopodiché devi andare a mettere un po' di terriccio, quindi vai a mettere un piccolo strato, in questo caso metti poco, metti 4-5 mm, il terriccio è molto soffice, quindi lo lasci sporgere appena appena, ma proprio sporgere appena appena. Perché? Perché lo lasci soffice, dopo passi il rullo, metti le sementi, passi il rullo e diciamo rimane in superficie, però poi cede un po'. La cosa importante nei grigliati, cioè il grigliato è un casino, perché ne ho uno giù. Avete un attimo che lo vado a prendere, un secondo, voglio... Sono qua, eccomi, sono arrivato. No, ci tenevo a questa domanda, a rispondere, per farvi vedere, no, alcune criticità dei grigliati. Eccolo qua. Questo è il grigliato che trovate nello store di Vesprato, ok? È particolare, vedete, no, che ha delle celle molto grandi, ok, è un buco molto ampio, ok? Il trucco, quando si utilizzano i grigliati, è quello di creare sotto al grigliato, ok, una struttura, è vero, drenante, perché generalmente dicono di mettere della sabbia e delle cose, però dal mio punto di vista bisognerebbe anche far sì che questo apparato radicale del prato o scende oltre questi 4-5 cm di altezza o è un casino, ok? Quindi qua sotto dobbiamo creare una situazione nella quale il prato possa radicare. Quando tu devi fare una risemina e quindi anche poter cedere, allora come si fa? Siccome non si può creare sul strato il fondo che cede, altrimenti i grigliati cedono, bisogna far sì che la terra, il terriccio che è qua presente, sia abbastanza soffice e delegare invece alla parte sottostante la creazione
del vero e proprio radicale. È una cosa del vero e proprio radici. È una cosa. Questa sera è la serata dei danni. È una cosa non facile, però se tu non vai a costipare troppo queste celle e poi negli ultimi metti questi strati di terriccio, quindi utilizzo del terriccio soffice che poi si consuma, riesci, diciamo, a metterci una pezza. Dopodiché, ti ripeto, il problema di quelli lì è che sono costretti, aumentano le temperature perché di estate si surriscaldano e quindi è sempre un po' un problema, Nicola, e bisogna quasi sempre andare a fare la risemina. Massimo mi chiede quando parleremo del problema su una puntata della gramigna. Cosa vuoi che ti dica, Massimo? Cioè, non è molto facile fare una puntatona sul problema della gramigna, perché cioè il sistema per contrastare la gramigna, allora dimenticatevi e dimentichiamoci i prodotti chimici, cioè un prodotto chimico, un diserbante selettivo, a parte che bisogna avere i patentini e credo che manco ci siano più, ad ogni modo, metti anche che ci fosse un diserbante selettivo per la gramigna, devi metterne talmente tante quantità che vai a rovinare il prato esistente. La gramigna si combatte come? Si combatte creando, prima del suo sviluppo, la gramigna si sviluppa a giugno, a luglio e ad agosto, prima della sua presenza bisogna creare le condizioni massime affinché non si sviluppi. E quindi far sì che a giugno il tuo prato sia molto compatto, a giugno, a maggio la gramigna non sia ancora sviluppata, estirparla adesso per quanto possibile, estirpare e riseminare, portare in tutto l'inverno, in tutta la primavera, la massima compattazione possibile. In questa maniera la gramigna non troverà spazio e quando germinerà verrà immediatamente all'ombra. Sappi che la gramigna in ombra scompare. Cioè la gramigna in ombra scompare. Ma qui l'ombra non è che la fai tu, la fa il prato esistente, perché lo andrai a tenere a 7-8 cm di altezza e quindi non ci sarà spazio per lei. Buonasera a te Lorenzo. Per amendare il terreno prima della risemina, ci chiede Lorenzo Bettin, è meglio introdurre acidi umici e micorrize o acidi umici e tricoderma per il massimo effetto? Allora, se parli dell'effetto di potenziamento dello sviluppo radicali, è evidente acidi umici e micorrize. Ok? Se vuoi il massimo super effetto, ti dico, meglio ancora degli acidi umici e delle micorrize sono le alghe brune insieme alle micorrize. Però, insomma, acidi umici e acidi fulvici insieme alle micorrize è sicuramente top. Buonasera Giuseppe! Oggi ho tolto quella parte del prato con radici superficiali. Quanto scheletro? C'erano mattoni, sassi, avanzi dei muratori. Ecco perché l'apparato radicale non approfondiva. Mi fa... e poi ci dice Giuseppe, almeno 15 o 20 cm di terra buona ci deve essere come substrato. Allora, questa cosa che dice Giuseppe la lascio un attimino in evidenza, perché guardate che quest'estate ha messo in luce i problemi dei terreni, perché vi assicuro che quest'estate, se avevi la possibilità di utilizzare l'impianto di irrigazione, il tuo prato non subiva nessun problema. La prova ne è il prato di Besprato, che non è, anche lui ha manifestato dei problemi. Perché? Perché io ho lo stesso, o quasi lo stesso problema di Giuseppe. Cioè ci sono alcune zone che in atto di preparazione del terreno sono una schifezza, una porcheria. A 6-7 cm di profondità ci sono mattoni, mattoncini, scheletri, sassolini e cose. Voi dovete immaginare, e Giuseppe l'ha capito, ma è una persona che sperimenta e che fa mille cure e manutenzioni, ha scoperto questo problema. Questo problema provoca un surriscaldamento, per cui
rende molto più evidenti e prima i problemi dell'estate. Quindi ingiallimenti, secchezze, indebolimenti, e quando un prato è indebolito poi ti arrivano anche più facilmente tutto il resto dei problemi collegati, come possono essere le malattie. E confermo quello che correttamente ha scritto Giuseppe: per avere un bel prato l'apparato radicale si deve approfondire oltre i 10, deve arrivare a 15 cm, possibilmente anche di più. Quindi dovrebbe avere quello che ha scritto correttamente Giuseppe. Allora, rispondo, non metto in sovraimpressione Stefano 100 rame, la tua domanda, perché esula da qua, non qua parliamo solamente degli argomenti tecnici, però mi rendo conto che best prato viene associato anche molto spesso alle store, però voi dovete sapere che best prato, prima di essere uno store, è un'unità, io la chiamo, di produzione contenuto, il libro, il canale YouTube, le nostre newsletter. Però insomma, Stefano ci fa sapere che ha avuto dei problemi nel sito, ordini che non vengono spediti e problemi di comunicazione. Allora Stefano, problemi di comunicazione è difficile, perché so che i ragazzi dall'altra parte ci sono i ticketing, c'è il sistema. Magari se tu non hai ricevuto, quando voi mandate un'email a servizioclienti@bestprato.com, ricevete un numero immediatamente. Quel numero lì obbliga la controparte, ovviamente non nel weekend, a rispondere entro 24 ore. E noi da lunedì a venerdì i ragazzi dello store riescono a fare questo. Dopodiché, se il tuo problema col tuo ordine ha avuto una serie di problemi, perché magari c'era una rottura di stock su un pezzo, una cosa che so che è successa quest'anno è che alcuni grossissimi fornitori nostri, non voglio qui far polemica, non voglio dire i nomi di questi qua, cosa hanno fatto? Noi abbiamo arrivi nello store di Best Prato, nel magazzino di Best Prato, due volte a settimana, Stefano. Quindi la merce arriva due volte a settimana tutta. Però che cosa è successo? Che dopo la settimana di Ferragosto, a fronte dei nostri ordini, arrivavano la merce due volte a settimana, ma non tutta quella che noi avevamo ordinato. Ma il problema non è questo. Tu dirai, vabbè, mica un problema mio, è un problema vostro, dovete risolverlo. Certo, è vero, ma se i nostri fornitori non ci comunicano questa cosa qui, noi abbiamo fatto l'ordine, i ragazzi hanno fatto l'ordine, la merce doveva arrivare tutta, e scopriamo, dopo averla, termine tecnico, è assortita, cioè messa negli scaffali, vediamo che manca. A questo punto il sistema, il nostro sistema, che è just in time, non riesce, cioè genera dei problemi che l'operatore dice: no, noi abbiamo fatto gli ordini, abbiamo due volte in arrivo di settimana, il problema non c'è. E invece si sono creati questo tipo di problema. Se invece avete dei problemi che non vi rispondono, controllate bene nello spam, controllate molto bene nello spam, perché questo sistema di ticketing che abbiamo è assolutamente un sistema, si chiama Zendesk, tra l'altro chi è un informatico sicuramente li conosce, è il sistema, la racchetta per le zanzare, grande, è il sistema in assoluto più potente che c'è. Zendesk è un software di gestione. Stefano, allora non lo so se hai avuto solo tu i problemi, devi considerare che in queste settimane noi, cioè, ci sono dei giorni che spediamo 500 ordini, quindi capisci che se il problema fosse molto diffuso sarebbe un problema molto conosciuto, ecco. Comunque non ti sto dicendo che non c'è il problema, manda un'email a Stefano, manda, magari utilizzate Gmail per scrivere, che è un'email che non viene spammata, utilizzate un'email su Gmail e scrivete a servizio clienti. Se tu provi adesso a mandare servizio clienti @drgreen, automaticamente ti arriverà il numeretto, il ticchettino con un numero, e quello c'è un conto alla rovescia di Zendesk, e l'operatore sente la gocciolina di sudore qua. Matteo, torniamo alle questioni tecniche. Risemina sabato con Royal Strong, Plus, Biostart e Terriccio Cambio. Ora attendiamo. Mi raccomando. Grande Giuseppe. Matteo, mi raccomando, mantieni costantemente umido se torna un po' di caldo. Questa è la modalità per far lavorare al meglio il terriccio
mi raccomando, quando dovete scegliere un terriccio, fate come Matteo, scegliete sempre dei terricci privi di torba, sostenibili, terriccio cambio, un terriccio che abbiamo anche noi nello store di Besprato. Ciao Rocco Corvaglia, una semplice domanda, ma gli effetti di WaterX quanto durano una volta applicato? Dipende dal tipo di terreno? Ottima domanda Rocco. Allora, innanzitutto spieghiamo agli altri pollicioni che cos'è il WaterX. Il WaterX è un prodotto, è un agente umettante. Qual è lo scopo del WaterX? Quello di far sì che i nostri trattamenti o l'acqua penetri facilmente in un terreno difficile. Allora, la teoria dice che la durata del WaterX è di una decina di giorni per quanto riguarda i trattamenti in essere. Cioè, se tu utilizzi WaterX nel terreno per fare un trattamento oppure per mitigare l'idrorepellenza, WaterX va ripetuto dopo 10 giorni, dopo 2 settimane. Ok? Questo è quello che dicono i produttori di questo prodotto. Però ovviamente dipende dal terreno, ovviamente i terreni sabbiosi che hanno pochi colloidi tendono a dilavarlo via prima, i terreni argillosi che sono un po' più ritentivi tendono a trattenerlo di più, quindi la risposta è sì. Però solitamente questo tipo di prodotti viene utilizzato non nei terreni sabbiosi che sono già di per sé drenanti, ok? Oppure possono essere utilizzati nei terreni sabbiosi che però hanno questa produzione di cera dovuta a dei funghi particolari che producono una sostanza organica che fa sì che rendano il suolo idrorepellente. Molto spesso questo tipo di prodotto viene utilizzato invece per combattere il ristagno idrico in terreni compatti, e generalmente i terreni compatti sono di tipo argilloso, quindi con tessiture molto fini, dei granelli d'erba. Allora in questo caso questo prodotto per combattere questa situazione andrebbe ridato, diciamo, 2 volte al mese, ok? Per vedere se sortisce il suo effetto. In taluni casi anche 3 volte al mese. Ciao Marco, ho fatto risemina 3 settimane fa, quando posso dare il New Radical e quando posso dare Help in attesa della concimazione potassica di novembre? Ciao, grazie Mastro Pollicione. Allora, Fabio, spieghiamo prima ai pollicioni verdi che cos'è New Radical e che cos'è Help. New Radical è un concime fosfatico che serve a potenziare la radicazione. Help invece è un prodotto radicale, liquido. Help invece è una nutrizione fogliare bilanciata. Allora, in entrambe le risposte per entrambe le domande è dopo i primi tagli. Quindi tu porti a completamento l'effetto del concime starter. Dal mio punto di vista, lì immediatamente entri con l'help, attendi 1 settimana e vai col New Radical, attendi altre 2 settimane, ripeti l'help e poi entri con la concimazione potassica. Ok? Se non vuoi dare una, quindi la devi anticipare, probabilmente ti consiglio di anticiparla a fine ottobre, la concimazione potassica. Vediamo Tat D, buonasera. Avrei una domanda, ho il prato infestato dalle larve di maggiolino e mi hanno mangiato le radici di quasi tutto il prato, come posso combattere? Grazie Tania. Allora Tania, grazie di questa domanda. Purtroppo in questo stato a cui tu sei arrivata, io ho poco da consigliarti, nel senso che tra poco le larve di maggiolino e i primi ferdi se ne vanno via, no? Cioè nel senso che muoiono o diventano maggiolini e trovano delle altre cose. Potrebbero non essere larve di maggiolino, potrebbero essere Popilia japonica, potrebbero essere larve di altri coleotteri, lepidotteri, eccetera. Ad ogni modo, più o meno la tiritera è più o meno la stessa, nel senso che se il tuo prato è già stato danneggiato, vuol dire che quelle lì si stanno già per diventare dei maggiolini, ok? Il problema adesso va a scemare, va quasi a morire di per sé. Certo, in questa situazione dovresti, se devi fare una risemina, bisognerebbe prima sincerarsi, no? Però quando il prato è completamente
distrutto da queste larve, quello che devi fare è quasi una semina ex novo. Allora, a me piange un po' il cuore dire quello che ti sto dicendo, perché solitamente, se il tuo prato però è ancora infestato e trovi ancora lì, devi lavorare il terreno, metterci magari del piretro nel terreno, nella consapevolezza che vai comunque, è un insetticida naturale a base di piretro, che però insomma è un insetticida a tutti gli effetti, e quindi tutta la biotica, ok, del tuo terreno vai a ucciderla fondamentalmente, o quasi tutta, però anche i lombrichi, ecco. Però tu lavori il terreno, magari le porti un po' in superficie e ci dai questi prodotti a base di piretro proprio per ammazzare tutto. Fai la risemina e poi immediatamente, già prima della risemina, esegui un trattamento con Metarhizium anisopli e Bovera bossiana. Sono un prodotto, te lo faccio vedere, il prodotto è questo. Sono però questi prodotti, il prodotto in questione si chiama Fly, questo è un prodotto, no? Metarhizium anisopli e Bovera bossiana, tra l'altro concentrazione professionale di questi prodotti, ok? Il problema è che sono prodotti preventivi. Quando le larve sono diventati dei larvoni da 2 cm, hai voglia di dargli Bovieria bossiana e Metarhizium anisopli, è troppo tardi. Tra l'altro, quando hanno la dimensione di un centimetro e mezzo, hanno raggiunto questa dimensione in virtù che si sono già cibate del prato. Ok, quindi il problema, questi sono prodotti che lavorano molto bene in prevenzione, ok? Buonasera Roberto Tomasino, ciao Fabio, sabato tra semino, già diserbato, arieggiato, ho fatto partire l'irrigazione, domani diserbo di nuovo, ho notato ancora un po' di secco, usando il terriccio come letto di semina va bene. Sì, non ti preoccupare di quel secco, con questa arieggiatura che stai facendo, questa arieggiatura, se vuoi ripetere l'arieggiatura, ma secondo me un po' di secco ci può stare. La procedura è corretta. Riguardo la festuca Royal Strong che userò sabato, risulta meno fitta dell'oietto oppure copre allo stesso modo, temo sempre il trifoglio. Cosa posso fare dopo aver usato il Biostar? Beh, i primi tagli ovviamente vale la stessa risposta che ho dato a Marco, no? Quindi si entra con un concime magari fogliare e poi si anticipa la nutrizione potassica. Però mi interessa rispondere alla prima parte della tua domanda, e ti ringrazio Roberto, perché parla di una semente che è Royal Strong, è una semente composta tutta da festuca rodinacea, 100% un blend di 50% di 2 cultivar di festuca rodinacea, una ottima semente da risemina della Bottos. E lui mi chiede, diventa meno fitto dell'oietto? La risposta è dipende, cioè, allora, no, la risposta prima è no, nel senso che sia l'oietto che la festuca sono cespitose, ok? E sia l'oietto che la festuca si allargano fino a circa un pugno. Quando è alla massima compattazione la festuca rispetto a quando è a massima compattazione l'oietto, c'è una differenza che magari ti può sembrare che l'oietto sia più fitto, ma è una percezione che è dovuta al fatto che la foglia è più piccola, ok? Quindi se è molto molto compatto, l'oietto dà la sensazione di essere più fitto, ma non lo è. Però viceversa, se è un po' diradato, l'oietto fa subito vedere che è meno fitto, ok? Perché ha la foglia più stretta. Quindi, dal mio punto di vista, le risemine con le festuche in purezza sono ottime da questo punto di vista, perché super strong sono belli compatti che lo vedi bene fitto, però quando magari c'è un po' un problema di diradamento, l'oietto te lo evidenzia prima, ok? Stiamo parlando di loietti cespitosi, quindi non di loietti stoloniferi, perché ci sono alcuni loietti che hanno un leggero, anche la festuca, anche alcune festuche. Tra l'altro lo stesso Royal Strong ha all'interno una delle due cultivar che ha un leggero comportamento stolonifero o allargante, diciamo così. Se devo dire la verità, insomma, è più una cosa raccontata che non vera, perché insomma è del 10%, un comportamento del 10% è diciamo abbastanza radicale. Si può usare New Radical dopo la risemina appena nascono i primi semi, non ho usato
con cime granulare con fosforo. Ok? In questo caso massimo sì, si può utilizzare, però stai attento ai dosaggi. Perché? Perché le piantine nuove sono molto piccole, se utilizzi un dosaggio troppo strano, quindi il mio consiglio è quello di dire dimezza il dosaggio e utilizza pure il New Radical. Però ti manca azoto, ti mancherà un po' di azoto a quel concime, ok? Quindi se possibile utilizzate sempre il concime starter granulare. Ciao Fabio, ma dato le temperature ancora alte, io mi trovo vicino a Roma, mi dici di aspettare per la resiatura e la resemina? Sì, soprattutto anche Furia 87 Ambrato, che tu abiti a Roma in centro Italia. Qua magari al nord si potrebbe azzardare, anzi qua ormai le temperature, adesso il terreno è a 24 gradi, oggi se vuoi andiamo a vedere qua al nord, anzi no, non ve lo faccio vedere, lo guardo io in diretta dalla centralina meteo di Besprato, oggi temperatura massima 26,4 gradi, tutta la settimana eravamo su temperature sui 30, ma insomma siamo andati a 24, 25, 27, 26,6 e 26,4, quindi queste sono le condizioni ideali, diciamo, per una resemina di festuca rondigiace. Devo riseminare un prato di 220 metri quadri con un impianto. Il mio problema è che il prato viene calpestato da decine e decine di persone nei mesi estivi perché si trova in un lido. Consiglio, utilizza il servizio che ho fatto vedere prima e ti daremo il consiglio perfetto per la tua la semente più corretta. Raffaele Barasso, ciao Fabio, oggi ho tagliato, reggiato e passato vigore, dopodomani con cime azotato. Ho fatto bene, le temperature sono sui 25, sui 26 gradi. Sì Raffaele, hai fatto bene, la reggiatura si può, le temperature sono ancora leggermente alte, però insomma, la reggiatura si può fare, soprattutto se poi non è previsto l'arrivo di 30 gradi, si può procedere con queste operazioni. Ripeto, a Nord Italia secondo me si può procedere, Sud Italia ho visto previsioni che arriva un bel po' di caldo. Allora, ci sono ancora ovviamente come sempre tantissime domande, abbiamo fatto quasi 50 minuti di risposte. Come sapete queste dirette durano mezz'ora, tre quarti d'ora a seconda delle mie possibilità e anche della mia voce. Si conclude qua, ma tutti gli altri, a partire da Gabriele Tomasetti, Giovanni Ciuffredda, Giovanni Massimo Vidotto, Salvatore Carraturo, Massimo Di Edoardo, Massimo Russo e tutti gli altri, Mauro Tibaldo, Marco Severinini, Giuseppe Angelo, Gianluca Petrilli, Luca Ramparini, Walter Pavan, Stefano, veramente sono Marco e Teresa Caruso, Gianluco Petrilli, Stefano Daffara, tutte queste persone che ho citato che hanno fatto le loro domande, che hanno scritto le loro domande su Facebook o sulla chat di YouTube, vi invito semplicemente a rifare la vostra domanda nei commenti del video su YouTube, non nella chat e non su Facebook, nei commenti sotto la descrizione. Qua c'è il video, qua c'è la descrizione, lì sotto ci sono i commenti, la scrivete lì e come sapete oramai ogni martedì mattina appena arrivo in ufficio la prima cosa che faccio domani mattina è quella di rispondere alle vostre domande. Con questo è veramente tutto, io come al solito vi auguro un buon lavoro di giardinaggio, vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 20:30, ricordandovi di mettere un mi piace, un piccolo gesto, sempre meno persone mettono mi piace a questi video, però che sono sempre più frequentati, quindi c'è qualcosa che non mi quadra, ok? Dai, un piccolo sforzo per noi è molto importante, prendi anche in considerazione di iscriverti al nostro canale YouTube attivando la campanella per venire avvisato di quando escono nuovi video. Ho finito, ho detto tutto, ci vediamo lunedì prossimo. Buonanotte a tutti, pollicioni!